Il problema è in tutta Italia, il problema è in tutta Italia, non solo alla Crea. Sì. Il problema non è solo alla Crea. Dobbiamo iniziare a fare i rimpatri, dobbiamo iniziare a rimpatriare quelli che non hanno diritto di stare in Italia. È l'unica migranti, chiamateli come volete, qui d'inverno saranno più i profughi che i cittadini, ma ce ne rendiamo conto? E vengono tutelati solamente gli immigrati, travestiti da profughi, ma profughi non sono, si lamentano che non hanno i cuscini per dormire, c'è gente che non ha soldi per arrivare a fine mese, c'è gente che non ha soldi per arrivare a fine mese, e questi disperati si lamentano che non hanno i cuscini? Vanno presi a calci in culo, la gente piano, va bene, lasciate stare le parole, eccetera, eccetera. Saif. Il cattolicesimo è morto, la cristianità è morta, famosa in tutto il mondo per la compassione, famosa per la compassione e il perdono e l'accoglienza, è morta. È normale, qui lo dico, qui lo ribadisco e qui lo confermo. Non esiste un leghista cristiano, non è possibile che gli ideali del leghismo si leghino con la cristianità. Ma lei se si reputa cristiana, ma lei se si reputa, le paghiamo un bel biglietto, se ne torna a casa, glielo pago io. Ma lei lo sa dov'è casa sua? Ma torni lei a casa sua. Ma io so benissimo dov'è casa mia, è quella per cui hanno lavorato i miei nonni e i miei bisnonni, per cortesia. Ma non è assolutamente vero. Magari ci hanno pure lasciato la vita in qualche guerra per difendere la patria. Ma chi sono i suoi bisnonni? I miei bisnonni? Arabi, greci, germani, chi sono i suoi bisnonni? Finché re di Puglia non trovo un suo cognome tra i martiri per la patria, guardi, non ne parliamo neanche di chi sono i miei bisnonni, ma non sa neanche chi sono i suoi bisnonni. Sentiamo sapere lei. Da rimpatriare, il primo da rimpatriare lei. Fermatevi un attimo.